Con l'ultima seduta di luglio il Consiglio regionale si ferma, pausa per il mese di agosto, ripresa dell'attività a settembre. Saranno gli ultimi mesi di questa consigliatura guidata dal presidente Eugenio Giani e le questioni sul tappeto, gli atti amministrativi da approvare, si intrecciano innegabilmente con le vicende politiche e un'imminente campagna elettorale. Ma quali le priorità alla ripresa dei lavori? Il presidente dell'Aula ricorda i temi più importanti che aspettano il voto dei consiglieri. Ora ci stiamo avviando alla fine della legislatura, il programma di mandato del presidente Giani in larga parte lo abbiamo portato a compimento. Di fronte a noi abbiamo sicuramente due questioni molto importanti del programma di mandato da concludere. Una è il piano dell'economia circolare e il tempo dell'approvazione, ci sarà l'ultimo confronto in commissione e poi prima della fine dell'anno verrà approvato, e poi la questione relativa a Toscana Strade. Noi abbiamo di fronte a noi la necessità di chiudere il cerchio politico su questo. Dico che bisogna farlo con serietà, ascoltando tutti, ma è anche arrivato il tempo di decidere, perché io che sono un pendolare di quella strada so la fatica che si fa. Certo, ragioniamo di tutto, ragioniamo su come tenere in piedi questa società, ragioniamo sul pedaggio. Quello che ho detto al presidente Giani lo ridico qui: se pedaggio selettivo deve essere per i camion che, diciamo, e per chi lo usa come transito, quelle risorse devono servire in maniera chiara per realizzare la terza corsia o realizzare la corsia d'emergenza. Non basta solo la manutenzione per quel tipo di arteria. Nelle parole dei capigruppo ecco le priorità e le questioni più importanti, così il PD. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato, ma che alla ripresa dovranno approdare in aula, perché il piano dei rifiuti deve essere approvato, dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Abbiamo poi il piano sanitario e sociale, è stata fatta la comunicazione da parte dell'assessore Bezzini, ma credo che anche da questo punto di vista l'attuazione della sanità territoriale, cioè la programmazione per quanto riguarda gli interventi che saranno da fare, sia quelli dal punto di vista strutturale, da quelli riguardanti la tecnologia, soprattutto l'organizzazione, meritino la massima attenzione, perché stiamo parlando di uno dei temi più cari ai cittadini, vale a dire la loro salute. Avremo anche la legge sul testo unico sul turismo, anch'essa una profonda revisione della legge che già abbiamo, che darà una mano alle amministrazioni comunali per quanto riguarda la gestione di un'attività importante come quella del turismo, legata anche alla vivibilità dei centri storici e alla mancata perdita di quelle che sono le funzioni tradizionali che comunque soprattutto nelle nostre città d'arte noi vorremmo che possano rimanere. Accanto a questo avremo altri argomenti come la modifica della legge 40 a seguito degli stati generali della salute. Abbiamo dato delle indicazioni precise sulle quali la Giunta ha lavorato e a breve arriveranno anch'esse all'attenzione del Consiglio. Tempo di scelte coraggiose, dice Italia Viva. Ma a settembre il Consiglio regionale dovrà dimostrare di essere in grado di approvare il piano dei rifiuti, credo che sarà la priorità più importante passata la pausa estiva. Nel contempo una nuova sessione di bilancio, una variazione importante, il DEF, ma soprattutto la dimostrazione che quello che stavamo dicendo a inizio anno, del fatto che l'incremento delle tasse si poteva evitare, si possono quindi eliminare gli incrementi dell'addizionale IRPEF, perché la sentenza della Corte Costituzionale dà ragione al nostro punto di vista. Siamo convinti che serve trovare quelle risorse riscuotendo quei crediti, quindi avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni
grandi investimenti infrastrutturali prendano corpo da qui a fine anno, non soltanto nei collegamenti ferroviari ma anche stradali, quindi una stagione interessante, importante, e anche un aggiornamento su quello che sarà il quadro del sistema sanitario toscano per erogare nell'ultimo anno migliori servizi, diminuire le liste d'attesa e soprattutto aumentare il livello qualitativo dei servizi che eroghiamo. Occasione, dice Fratelli d'Italia, per far vedere una proposta alternativa. È chiaro che tutte le posizioni che assumeremo come Fratelli d'Italia, ma le assumeremo sicuramente, chiaramente anche come centrodestra e oltre il centrodestra anche come tutto quel contenitore che si fa alternativa al governo del Partito Democratico, per tutte quelle che sono le prime partite subito al rientro dalla pausa di agosto, quindi penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo, faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico, di poter precisare quello che è il nostro punto di vista, ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la regione toscana alla prossima scadenza elettorale. Si ferma l'attività del Consiglio, dicono Forza Italia e Lega, non quella dei nostri consiglieri attivi sul territorio. Poi alla ripresa. Ma fra tutte la sanità. Siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attesa, i dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attesa, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica. Ecco, tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025, pronti come centrodestra a vincere questa regione mettendo in campo il candidato migliore. Della sanità, l'informativa che è arrivata la scorsa settimana, e quindi il piano socio-sanitario sarà un tema centrale anche nel prossimo anno, però pensiamo anche alle infrastrutture, a quella proposta accelerata dal parte del Presidente Gianni che si chiama Toscana Strade, su cui saremo pronti a confrontarci, a dibattere, ad esprimere le nostre posizioni. Penso al piano dei rifiuti, quindi a tutto il tema ambientale che abbiamo avvertito partendo anche dall'inchiesta CHEO e quindi da tutto quello che è il rifiuto speciale, ma anche a tutto quello che è il rifiuto solido urbano e imprenditoriale della Toscana, quindi un piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di consiglio regionale, ad esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti. E poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua, quindi quanto noi riteniamo importante e il tema dell'acqua che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multi-utility, e quindi quanto noi ci batteremo affinché l'acqua non faccia parte di quel processo di unione sul tema rifiuti e sul tema energia. L'ultimo tema è il tema lavoro. Abbiamo presentato una proposta di legge appunto che va nella direzione dell'aiuto e del sostentamento per tutti quei minori che purtroppo perdono un familiare sul lavoro che da circa 2 anni non vede la luce perché ci sono state una serie di difformità denunciate, non vere, da parte del Partito Democratico. Siamo pronti a presentare la proposta di legge con la copertura finanziaria, sperando che il tema lavoro, il tema sicurezza sul lavoro sia un tema centrale nel prossimo anno di legislatura. Sanità, priorità per il gruppo misto. Ritengo che questo mese di agosto possa essere per me e il mio gruppo punto di analisi e di studio per quelle che sono i mali della sanità che ci scontriamo e si scontrano gli utenti quotidianamente, liste di attesa, grandi situazioni di problemi al pronto soccorso, medicina territoriale che non funziona. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva, non più la medicina basata su quanto viene speso per la risonanza magnetica, anzi per una visita, ma per arrivare alla guarigione, quindi non più fee for service ma fee for value, quindi la medicina basata sul valore, perché io sono convinto che noi di centrodestra non è che faremmo meglio del centrosinistra agli stessi parametri, però noi abbiamo la forza di poter cambiare le cose. D'altra parte 50 anni di centrosinistra hanno portato a questi esiti, per cui vogliamo cambiare e per cambiare dobbiamo avere parametri diversi.
così infine le priorità secondo il Movimento 5 Stelle. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata, perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda. Il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità, che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto, e l'ambiente, che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. A questi si allaccia poi il problema della multi-utility, di cui non vogliamo la quotazione in borsa, di una sanità territoriale che va recuperata e ripresa, e il problema di tutti quei servizi che devono essere resi alle persone, a partire dalle infrastrutture e tutto ciò che riguarda appunto la qualità della vita. Credo che siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda anche il programma, la programmazione strutturale europea, e dobbiamo cercare di guardare appunto all'Unione Europea come un'opportunità di sviluppo di nuove strategie dal punto di vista della sanità, del lavoro e del recupero dell'ambiente, che diventa fondamentale in questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento è decisivo sotto tutti i profili, anche quello economico. Senza memoria non c'è futuro, l'obiettivo che ha ispirato i due progetti finanziati dall'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale. A illustrare i temi il Presidente dell'Aula. Abbiamo scelto di toccare due questioni per noi fondamentali. La prima aveva toccato i nostri cuori, l'alluvione del 2 di novembre che ha colpito la Piana Fiorentina e non solo, prima quello che aveva colpito il Mugello. Abbiamo deciso di destinare 1.300.000 euro per sostenere le difficoltà di chi aveva perso i propri archivi, le biblioteche, penso a quella di Pontedera, ma anche tante altre. 33 progetti presentati e noi daremo una mano perché non si perda un pezzo di storia fondamentale della nostra regione. E poi 400.000 euro dedicati agli 80 anni della liberazione e agli 80 anni dagli eccidi terribili dalle stragi nazifasciste. Hanno toccato gran parte della nostra regione. Tanti progetti presentati dalle amministrazioni locali, dall'ANPI locali, da associazioni del territorio. Insomma, con queste risorse, che sono frutto della buona politica, dei risparmi sui costi della politica, abbiamo fatto in modo di costruire memoria, perché solo partendo dalla memoria si può costruire un futuro migliore per i nostri figli. Per il primo progetto, come detto, 1.300.000 euro le risorse stanziate, 1.167.000 quelle assegnate tra le 33 domande accolte. Dei 400.000 euro stanziati per il secondo progetto, 300.000 sono andati ai comuni, 57 le domande accolte, e istituti storici e associazioni del territorio, 34 le domande. 100.000 sono state riservate a iniziative prese direttamente dal Consiglio regionale. Alla presentazione anche gli altri membri dell'ufficio di presidenza, Scaramelli, Fratoni e Gazzetti. Era doveroso che il Consiglio regionale sostenesse iniziative da una parte di recupero del patrimonio storico culturale di quei comuni che sono stati alluvionati e non solo, dall'altra il recupero della memoria, la valorizzazione. 80 anni dalla liberazione era una data importante, il 2024 si deve completare con tutta una serie di iniziative che vedranno il Pegaso protagonista, Pegaso simbolo della libertà e della nostra liberazione, che a questo punto torna protagonista in tutti i comuni toscani grazie a oltre 100 domande che nel complessivo hanno visto tanti comuni, tanti istituti rispondere positivamente all'appello dell'ufficio di presidenza. Sono due iniziative molto importanti che l'ufficio di presidenza ha inteso portare avanti, e il consiglio tutto, che parlano da un lato della possibilità in questa ricorrenza così importante come gli 80 anni della resistenza e della liberazione di rendere attuale, di tenere viva la memoria, rendendo attuale il messaggio che ci portiamo dietro da tanti lustri, ma che spesso abbiamo bisogno di ribadire e di testimoniare. Ed è bellissimo vedere come tanti comuni e tante associazioni hanno aderito a questo bando, hanno proposto progettualità davvero interessanti rivolte soprattutto alle giovani generazioni. Dall'altra
parte un intervento che non potevamo non considerare, ovvero quello di aiutare i comuni colpiti dall'alluvione terribile del 2 novembre scorso a recuperare il proprio patrimonio bibliotecario, archivistico, riconoscendo l'importanza appunto di mantenere viva anche in questo caso la memoria, la cultura, le nostre tradizioni, le nostre testimonianze scritte che sono un tassello fondamentale per conoscere ciò che siamo stati, costruire il nostro presente e costruire soprattutto il futuro a venire. È un riconoscimento per la società, è un riconoscimento per gli atleti che hanno fatto un campionato stupendo, è un riconoscimento per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport. Non ci sarà più il derby, ma Livorno, la Libertas, rappresenterà davvero ai massimi livelli tutto il nostro territorio. Un riconoscimento alla Libertas Livorno 1947 da parte del Consiglio regionale toscano, che ha voluto così celebrare il ritorno dopo 33 anni della società di pallacanestro in Serie A2. A proporre il premio era stato il consigliere Francesco Gazzetti. Mi è sembrato e ci è sembrato dunque assolutamente doveroso questo riconoscimento, anche perché sicuramente la Libertas ha tenuto molto alto il nome non solo di Livorno ma della Toscana tutta, e questo è un premio, un riconoscimento al risultato sportivo ma anche al progetto che c'è dietro questo risultato e il lavoro della società e del Presidente Consigli. Alla cerimonia, nella sala degli affreschi, assieme ai vertici regionali e provinciali del CONI, il presidente della società di basket, Roberto Consigli. L'abbiamo detto tante volte, questa è una vittoria della gente. La gente che ha voluto far rinascere il basket a Livorno, la gente che si è messa insieme per ricostituire la Libertas Livorno dopo i fasti degli anni Ottanta, e poi con l'aiuto di tutti siamo riusciti a riportarla in Serie A. Adesso questo è un patrimonio molto importante per noi e per tutti i ragazzi, le ragazze, le famiglie che seguono questa squadra, che l'hanno seguita con grande entusiasmo, e noi vogliamo continuare ad andare avanti. In queste ultime ore acquisti importanti, come si prepara la prossima stagione? Sì, stiamo lavorando, però l'idea è quella di far partire la squadra su quello che è il background dello scorso anno, quindi abbiamo confermato 6 giocatori su 10 perché crediamo che la forza di questa squadra sia stata soprattutto il gruppo. E c'era anche il capitano Tommaso Fantoni, ruolo da capitano importante nell'amalgamare il gruppo. Eh sì, non è un ruolo facile, per fortuna i miei compagni di squadra quest'anno, l'anno scorso, sono ragazzi con una gran testa, quindi gran lavoratori, e il risultato si è visto. Con quali prospettive ci si avvicina al prossimo campionato? La voglia è tantissima, sarà un campionato difficilissimo. Ci sono 10 squadre su 20 che vogliono salire, quindi hanno investito tantissimo. Noi invece vogliamo tranquillamente, cerchiamo di salvarci il prima possibile e mantenere la categoria per poi aggiungere altri tasselli per l'anno dopo.